Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Quarzo e oggi vi porto una build divertente per farvi gli auguri di Natale e per aspettare il Capodanno, una build divertente che coinvolge Shen nella giungla. E vi porterò Shen nella giungla perché secondo me è un pick veramente divertente e vi spiego perché lo faremo molto aggressivo, andremo a vedere insieme, no, andiamo a vedere insieme la build, le rune e tutto il resto. E ok, dove cazzo sto andando? Volevo mettere una ward qua, invece sono andato top. Sono molto intelligente. Allora, secondo me rischio anche di morire nel frattempo per mettere sta ward qua, ma chi se ne frega. Ok, non sono morto, perfetto. Allora vado top e cerco di fare la clear da top verso bot. Poi vi spiego perché. Prima di iniziare, però, ovviamente, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche, perché vi iscrivete, ovviamente. Rimanete aggiornati sui video che pubblico. Vi avverto anche che sto aspettando un pacco molto importante, ovvero la fotocamera con la quale farò la recensione di Cyberpunk. Quindi, se a un certo punto mi alzo per andare a aprire la porta, è per quello. Allora, innanzitutto andiamo qua e chiediamo aiuto al nostro team. Adesso vi spiego subito le rune. Allora, le rune sono attacco sostenuto, trionfo, leggenda alacrità, colpo di grazia. Ish. Cacciatore famelico, colpo basso, velocità, attacco fisico e armatura. Ok? Quindi rune molto aggressive come avete visto perché stiamo utilizzando ovviamente. No, non lo colpire ancora perché sennò il tuo veleno me lo uccide. Stiamo utilizzando, vi dicevo, l'attacco sostenuto. Ho aspettato perché avevo paura che il veleno lo uccidesse, quindi per non rischiare. Con Shen è ottimo fare i campi singoli, e invece è terribile fare i campi multipli. Quindi cercheremo di fare soprattutto campi singoli e di gankare molto, perché in realtà già con la E abbiamo la possibilità di fare delle gank. Siccome io devo andare botside, a questo punto passo attraverso la mid lane e ganko Anivia. Anche se Anivia sta venendo pushata un po', però ci proviamo uguale. Sì, è stata troppo pushata, non riusciamo a combinare nulla. Quindi andiamo a farci il red buff. E poi proviamo a gankare da qualche altra parte. Anche se non è detto che ce la faremo, perché come vedete, sia la nostra mid lane che la nostra bot lane stanno pushando molto. In realtà pensavo che avrebbe pushato anche Teemo, ma a quanto pare no. Allora, siamo contro un Nunu. Quindi in realtà nell'uno contro uno potremmo forse batterlo se vogliamo, però siccome non avevo in programma di invaderlo non ho visto dove ha startato e quindi non sono sicuro di dove sia al momento. Io proverò ad andare bot, anche se loro stanno continuando a pushare molto, quindi la cosa migliore sarebbe forse semplicemente andare per lo scuttlecrab. Ok, se mi pinghi pure vado via. Vado via. Andiamo per lo Scuttlecrab. Gli rompiamo lo scudo. E purtroppo, come vedete, abbiamo tutte le lane pushate molto. Quindi possiamo invadere, però. Questa è la cosa ottima che possiamo fare. Oh, probabilmente Nunu ha startato botside. Cerchiamo di raggiungere loro. Anche se la vedo male, sinceramente, vi dico la verità. Perché loro stanno pushando e stanno prendendo le sberle, quindi è una roba un po' sbagliata. Ok, Nunu livello 4, quindi ha farmato ovviamente più di me. Io ho cercato di gankare molto e, come avete visto, non è stata molto redditizia questa cosa, ancora. Lui sta andando bot, Nunu. Proverò a raggiungerlo. Anche se, vabbè, raga, tanto è normale. Se i vostri laner pushano molto, loro verranno gankati facilmente dai nemici e noi non riusciremo a gankare facilmente i nemici. Ovviamente nessuno che mi aiuta. No. Andatevene. Dovete essere lì quando ci sono anche io. Non dopo. Quindi, come avete visto, comunque la gank è andata abbastanza bene. Ma questo perché chi era l'avversario è rimasto troppo in lane, doveva andarsene.
Però noi builderemo molto aggressivi. Adesso vi faccio vedere anche la build, perché delle rune abbiamo parlato, ma della build ancora no. E adesso la vediamo appena regollo. Ce l'ho pronta, ho fatto una... Ok, regoliamo adesso, così che posso andare da top verso la bot lane. Tanto lei è rimasta in lane senza senso. E la build è questa, ovvero andremo con prima cosa la Tiamat. Poi ci facciamo l'annientatore divino come primo item completo, che ci dà la possibilità di sfruttare molto bene la fulgore. Poi la idra titanica o, se siamo pazzi, l'idra famelica. E da qui andremo tank, a meno che non abbiamo un vantaggio, allora ci prendiamo magari anche la lama del re in rovina. Come vedete, lei pusha, lei viene gankata e lei muore, ok? È normale. E se pushate tanto, raga, questo è il vostro destino. Mentre se lasciate che l'avversario pushi, è più probabile che riusciate a non morire. Allora, io qua ganco lui. Devo cercare semplicemente di beccarlo con la E e poi è tutto fatto. Perfetto. Vedete, lui ha pushato e ovviamente l'ho gankato ed è stato facile per me gankarlo. Quindi vi consiglio, dipende dal matchup in cui siete, dal matchup e anche dall'avversario, dal jungle avversario che avete contro. Però se volete giocare un po' più safe, non c'è nulla di male nel non pushare. Ok, prendiamo sto stronzo. Preso. Ci prendiamo anche il blue buff, che non è fondamentalissimo, però comunque ci aiuta. Ovviamente Lunus è preso il drago, non ci importa più di tanto. Perfetto, blue buff preso. E loro stanno fightando un 3 contro 2, che non è una scelta molto saggia. Scusate se sto sottolineando molti errori dei miei alleati, ma ne stanno facendo abbastanza. E la lane che pensavo avrebbe pushato molto era quella di Teemo, perché Teemo ovviamente è ranged contro un non ranged e invece non ha pushato per niente, hanno pushato di più le altre lane. Sinceramente Rakan Koso non pensavo pushassero molto, sinceramente, perché comunque sono due ranged contro cioè due, un melee e un ranged contro. Oh, vediamo se riesco a raggiungerla. Non credo. Vabbè, l'ha giocata male male lei, eh. Anivia, dico. E adesso c'ho la R. Così che se serve, così che se serve possiamo... Vabbè, vabbè, non c'è problema. Lui ha flashato, quindi ci siamo presi il suo flash. Porca puttana. Oh, wow, wow, wow. Ragazzi? No, eh. Niente aiuti. Va bene. Purtroppo Anivia ora li distruggerà. Io è inutile che provi a raggiungerli, perché comunque non riuscirei a far niente. Quindi a questo punto continuiamo la nostra farm, che male sicuramente non fa, anzi, ci consente di mantenerci con una buona esperienza. Nunu che livello è? Nunu è livello 6, buono. Allora, qui possiamo ingaggiare forse, ma... Ostia, molto male. Bisognava lì focussare lo stesso bersaglio. Via, via. Mamma mia, fortuna che l'hanno giocata malissimo. Ok. Noi possiamo farci il red buff con
abbastanza tranquillità, anche se non proprio troppa. Ok, red buffato. A questo punto, ragazzi, continuiamo la clear fino alla topside. In questo modo, insomma, ci facciamo una full clear sostanzialmente e possiamo regolare e prenderci non l'annientatore divino completo purtroppo, ma la fulgore e qualcos'altro sicuramente sì. La E meglio non usarla in realtà contro i campi della giungla, ma io so che non vorrò rimanere, ecco. Lei ovviamente recolla, non so, so che non vorrò, dicevo, rimanere molto in lane, cioè adesso rimarrò giusto per prendere l'esperienza di questi minion. Ok. E ora recollo. Recollo perché ho veramente tanto gold. Mi prendo la fulgore e il fracello e gli stivali. Dovrei avere anche troppi gold per questa roba. E rimango così, non prendo nient'altro e vado botside perché sta per spawnare il drago. E anche perché io ho la R, ma tu devi stare attento, figlio mio. Io non tippo su di te, sinceramente, perché tu sei morto, non hai nemmeno il mana e non utilizzo la R su di te. Se riesci a scappare, bravo, se non ci riesci, hai fatto una cazzata. Appena finisce lo scudo della passiva utilizziamo ovviamente la W per massimizzare la riduzione danni. Riduzione danni dello scudo e poi appena scale ovviamente della W. Allora, lui sta andando nella sua giungla, quindi io lo invado. È una decisione un po' strana, nel senso che non mi fido molto dei miei alleati. Lui ha utilizzato la W un po' troppo presto, secondo me. Vabbè, posso utilizzare la R. Lui dovrebbe essere morto, dovrebbe essere morta anche lei. Io c'ho la E, eh. Perfetto, il drago qui è nostro. E voilà. Lì ho preferito utilizzare la R perché dava anche un bello scudo al nostro alleato, che era una cosa che sinceramente lo poteva aiutare. Ok, io adesso mi prendo la sua giungla. Perché in teoria se lui arriva. Eccolo. Oh, ho sbagliato qua. Va bene. Purtroppo sono morto, ragazzi. Qui ho sbagliato io. Pensavo di riuscire a scamparmela. A pulire il campo molto velocemente. Però ho sbagliato io. My bad. Va bene, adesso comunque abbiamo regolato, ci abbiamo. Porca miseria, manca pochissimo per l'annientatore di. Vabbè, vendiamo questo, vendiamo pure questa e ce lo pigliamo. Fa sempre brutto vendere delle ward, ma a volte ci sta. Perché se mi prendevo lui ero sicuramente in una buona posizione a livello di gold per un buon recall. Allora, lui sta andando tank, va bene. Io vado top perché posso prendermi non solo lo scuttle, ma pure l'herald. E posso anche gankare Teemo, che sta andando un po' così così. Però prima mi prendo lo scuttle, assolutamente. Così lo nego sicuramente a nulla. Allora, Cho è andato a wardare, probabilmente. Quindi io, prima ancora di andare top, mi faccio questo. Sì, lo sappiamo che non è lì. Eccolo che arriva. Perfetto. Qua c'è Anivia.
Timo, tu te devi smuovere da lì. Vabbè raga, qui Timo doveva assolutamente venire qua. Non so perché non l'abbia fatto. E qui bisogna focussare. Dovremmo riuscire a scamparcela qua. Però lì Timo doveva venire a darci una mano prima, in modo che potevamo, cioè che riuscivamo sicuramente a prenderci l'Herald. E invece, non aiutandoci, comunque è rimasto sotto la torre e non è riuscito nemmeno a prenderla. Quindi, insomma, se riusciva a prendersi la torre, alla fine era uno scambio accettabile l'Herald per la torre. Anche se l'Herald, se lo utilizzi bene, può valere anche più di una torre. Però almeno era accettabile. Però non è venuto ad aiutarci, è arrivato tardi e. Insomma, poteva andare meglio. Comunque, alla fine stiamo andando abbastanza bene, quindi ecco, non ci lamentiamo. Lui, grazie a Dio, si è sbagliato, ha utilizzato l'Herald lassù. La E di solito non si usa con i campi, l'ho utilizzata perché volevo fare le cose un pochetto più di fretta. Perché voglio andare bot a gankare. Ok, io gank qua. Perfetto. Oh, non ci posso credere. Va bene, va bene. Ha usato la R. Niente, non ci riusciamo. E abbiamo perso top. Io a questo punto vorrei assolutamente prendere il drago. Ragazzi, qualcuno che difende top? Io c'ho la R. Se voi andate, io mi tippo su di voi. Se c'è bisogno. Non mi sembrava ci fosse bisogno di dire difendere top. Perché mi pare abbastanza evidente che c'è bisogno di difendere. Però, l'autoattacco potenziato della Divine Thunderer è molto, molto forte. Non credo abbiamo bisogno della mia ulti. Quindi io mi avvicino, ma tanto non è importante ucciderli tutti. Basta ucciderne uno. Noi continuiamo a pushare qua. Attenzione a Cho'Gath. C'è anche Anivia. Via, andiamocene. Sinceramente non mi sembra che sia la cosa migliore da fare fightare questo. Qui siamo 3 contro 2. Anzi, adesso è arrivato anche Nunu. Brava. Complimenti. Forse riesco a scamparmela con la. No. Volevo scamparmela con la R su Teemo. Non ce l'ho fatta, però loro hanno smesso di focussarmi. Anche se c'è Nunu qua. Sono morto purtroppo. Sì, dovevo scappare, non dovevo fightarlo. E sarei riuscito a scappare oltretutto, però vabbè. Ho voluto provare. Allora, siamo messi abbastanza bene, direi. Però io mi prendo l'idra titanica, il lume di controllo e poi prenderemo qualcosa per i danni AP di Lux. Sì, di Lux. Di Anivia. Di Nunu. Di Cho, che comunque fa molto danno AP, e poi qualcosa anche per il danno AD, anche se Kai'Sa pure me è misto. Quindi ci prenderemo la maschera dell'abisso sicuramente come primo item, che oltretutto è molto forte su Shen. Mi
perché la nuova maschera dell'abisso funziona così: 350 salute, 60 resistenza magica e immobilizzare un campione fa in modo che subisca il 10% in più di danni per 4 secondi. Quindi la cosa è veramente ottima. È un po' tipo una fonte di vita, font of life, la runa. Una fonte di vita ulteriore. Quindi in realtà usando anche fonte di vita sicuramente sinergizzano bene le due cose. Ok. Allora, siamo messi abbastanza decenti a livello di farm. In realtà a 20 minuti dovremmo avere molta più farm, ma va bene. In confronto ai nemici siamo comunque messi decentemente. E qui, oh, loro hanno un teamfight molto molto forte. Noi no, quindi io potrei sinceramente splittare. Al split. Anche perché ho la R in 20 secondi. Group as for and death and let me split. Oh, splitto perché nei teamfight loro sono più forti. Io sono molto forte nei duelli al momento, perché vedete ho 6 kill, sono insomma sono abbastanza fiddato. E ho la Tiamat, il che mi consente, e la R. La Tiamat mi consente di pushare molto velocemente, la R mi consente di unirmi al team nel caso ce ne fosse bisogno. Quindi io sto portando molta pressione. Chissà se la Shin funziona sulle torri. Sì, funziona sulle torri. Buona a sapersi. Io adesso qui riesco quasi forse a prendermi la torre addirittura. Cerco di prendermi anche Minion, anche se come vedete non è facilissimo. Ok, la torre me l'ha sorpresa. E adesso posso addirittura tippare qua. Tippo. Porca vacca. Lui riesce a scapparsene? No. Guardate, eh. Perfetto. Ha provato a scappare ma non è riuscito bene ad utilizzare la sua cosa. E io adesso sono tornato top. No. Stavo per dire, sono tornato troppo a splittà, ma no. Non mi fido di andare su di lei perché potrebbe esserci dietro qualcun altro. Perfetto. Adesso recuperiamo un po' di salute grazie al cacciatore famelico. Ops. Non mi aspettavo sta botta. No, andiamo a prenderci il drago. No, non fightiamo questa. Secondo me è sbagliato a fightarla. Beh, adesso se me la mettete così in un piatto d'argento. Ok. E adesso ci andiamo a prendere il drago. Lui ha sbagliato a posizionarsi e Cho'Gath l'abbiamo finito molto velocemente. Allora, adesso ci prendiamo il drago. Come vedete facciamo tanti tanti danni con questa build, eh? Perché sfruttiamo il danno del press di attacco e dei tre attacchi della... Qui c'era qualcuno qua dietro. Eccolo qua, Nunu. Va bene, facciamolo scappare. Non gli andà contro perché... Guarda, sinceramente io direi regolliamo. Io ho 2000 gold che potrei spendere tranquillamente per i miei stivali. Però a questo punto finisco la clear della bot side e mi prendo pure qualcos'altro oltre agli stivali. Tipo un pezzo della maschera dell'abisso. Non c'è gara. Oh, loro hanno abbastanza crowd control, quindi in realtà potrei prendermi i Mercuries perché hanno lo stun suo, però gli altri sono no cap, quindi i Mercuries non avrebbero molto effetto, perciò forse non me li prendo. Forse mi prendo... Di stun ne hanno pochi, sinceramente, quindi non mi sembra proprio la cosa migliore. Però hanno dei grandi rallentamenti.
Forse vi prendo gli stivali della mobilità, della velocità. Io ce l'ho R, quindi se volete o se avete bisogno posso tippare su di voi. Ah, qua c'è il... devo andarlo a prendere l'Herald. No, l'Herald, lo scatto, il crab, perché così abbiamo il controllo del river. Che male non è. Oh, abbiamo visto questa. Non ce la facciamo purtroppo, mi sa. E invece sì, bene. Questa la difendiamo. Brava Lux. Prenditi tutto tu, io recollo e me prendo la maschera dell'abisso direttamente a questo punto, perché ho giusto giusto abbastanza gold per prenderla. Quindi mi prendo la maschera dell'abisso e poi gli stivali li prendiamo dopo. Così siamo anche abbastanza... abbiamo abbastanza statistiche tank. Oddio, attenzione, io ho la R ma vorrei non utilizzarla quando sono così vicino a voi. Uff, questo da dove viene? Quello che io vorrei fare a questo punto è splittare. Ah beh, no, siamo 3 contro 4. Non avevo fatto caso che Timo non c'era più. Ok. Allora a questo punto no. A questo punto non ha più senso. Dobbiamo gruppare e basta. Però dobbiamo cercare di beccare i giusti bersagli. Bello questo. Ah! Io sto tankando, raga. Quindi... ok. Volevo prendere... Xai... no, Xai, come si chiama? L'ora di Kai'Sa. Però... io vado a difendere se volete, ma... sì, vado a difendere che è meglio. Oh, la torre se la prende purtroppo. Però forse se pusha ancora... non so sicuro, però se... non pusherà mai. Ero sbagliato a regolà. Dovevo vedere che non riuscivamo a prendere la... a stopparla. A questo punto pusho e splitto, perché tanto c'ho la R. Con passi equilibrati. Visto che siamo in questa zona, ne faccio anche loro. Regolate, raga, non fightate sta roba. Qui c'è stato un errore. Io posso tippare su di lei, se c'è bisogno. Non credo ci sia bisogno, bene. Almeno non dovrebbe. Bravi. Oh, nonostante siamo 4 contro 5, comunque stiamo riuscendo ad avere la meglio al momento. Mamma mia, oh, giusto giusto. Va bene, ho salvato Lux, almeno. Quarto drago. Oh, mettiamo una pink qua. E a noi servirebbe una mano però per fare il drago, Allora, io ho lo smite a 8,50, ma lui... ok. Perché lui ha anche la Q, quindi nonostante io abbia lo smite, lui potrebbe... e abbia lo smite più potente del suo, perché sono a livelli più alti, lui potrebbe comunque rubarmelo. Comunque, ragazzi, il danno di Shen è enorme con questa build, con il coso divino. Veramente enorme. Cioè, guardate con il... il danno potenziato della fulgore è devastante.
Ciao. Beh. Father calling telephone. Timo niente. È qualche livello indietro, non so se ce la facciamo, ma credo di sì, eh. Credo sia possibile tornare indietro. Cioè, tornare in partita a vincere, perché anche questa Lux è brava. Ovviamente Timo non doveva fightarle. Perfetto. Quando avete del crowd control cercate sempre di utilizzarlo bene, ovvero... Ah! Ok, è andata bene comunque alla fine, però potevo risparmiarmi sta morte forse. Vabbè, lei 13 kill, quindi siamo messi bene, direi. Allora, io prendo più che altro danni magici ancora. Quindi in realtà sono un po' tentato di andare con la forza della natura. O la corazza spirituale addirittura. E poi prendermi un orgoglio di Randuin, forse una corazza spinata o una Dead Man's Plate. Però allora, intanto ci pigliamo gli stivali della rapidità. Andiamo verso la forza della natura, dai, facciamo così. E poi se rimane spazio barra tempo ci pigliamo altro. Allora, prima cosa, io non so se ho fatto partire la registrazione, quindi datemi un secondo per guardarla, che sarebbe ottimo se non l'avessi fatta partire. Oh, grazie a Dio, è andata. E ok, quindi c'è il Baron, che potrebbe essere una buona call. Do Baron, I can R on you if needed. Compassi equilibrati. Loro dovrebbero fare il Baron, io tanto ho la R, quindi non dovrebbe essere un problema. Io nel frattempo posso prendermi anche... Facciamo così, prima mi prendo l'inibitore mid. Anzi, posso tranquillamente fare tutte e due, quindi mi prendo la torre e l'inibitore qua, senza star troppo attenti. Qua sta andando tutto bene. Perfetto. Tanto se qualcuno arriva di loro, io posso comunque ucciderlo. Posso prendere anche l'altro inibitore. Ok. Lui dovrei riuscire a prenderlo. Ciao. Loro nel frattempo si faranno il Baron. Perfetto. Siamo presi inibitore, Baron, e adesso è solo una questione di recollare. Solo una questione di recollare, prenderci la forza della natura e andare a finire il game. Prendiamo anche la cotta di maglia, perché andremo Dead Man's Plate se c'è ancora bisogno. Però vedete, questa è una build secondo me molto forte, è molto aggressiva ovviamente, perché avete l'annientatore divino e l'idra titanica che ci danno tanta salute e comunque abbastanza attacco fisico, anche per la passiva, le varie passive dell'idra titanica che ci fa guadagnare attacco fisico a seconda di quanta salute abbiamo. E oltretutto con Colosso, con la lama incantata dell'annientatore divino, dopo aver usato un'abilità, il tuo prossimo attacco base infligge danni fisici aggiuntivi pari alla salute massima del bersaglio e oltretutto ci curiamo anche del 50% del danno che infliggiamo, del danno potenziato che infliggiamo, quindi non poco. Ok, arriva Nunu, che è stato spazzato via completamente.
E voilà ragazzi, questo è Shen Jungla ultra aggressivo, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto e che questa build soprattutto vi diverta quando la usate. Oggi pomeriggio registrerò il video di Cyberpunk, la recensione di Cyberpunk, perché l'ho appena finito, quindi fresco fresco faccio la recensione e quindi state, rimanete aggiornati sui video che pubblico in modo che riusciate a capire quando esce il video di Cyberpunk, perché secondo me è una questione interessante da affrontare, quella di Cyberpunk, anche per chi magari non gioca molto a GDR di quel tipo o a open world, comunque è una questione interessante, quindi ecco, mi farebbe piacere se la vedeste, se vedeste il video e commentaste con le vostre opinioni sulla questione Cyberpunk. In ogni modo, ad ogni modo vi ringrazio e ci vediamo ovviamente al prossimo video.